Eccoci qui, siamo arrivati all'appuntamento con il nostro esperto delle relazioni Massimo Taramasco. Abbiamo cominciato un discorso molto interessante, quello relativo ai blocchi emotivi. Abbiamo parlato dell'abbandono, adesso di quale blocco parliamo? Ciao Adriana, parliamo di un altro blocco tra i più, diciamo, importanti che vivono gli esseri umani e tra quelli più dolorosi anche, che è il rifiuto. La paura fondamentalmente di essere rifiutati, che è un grande blocco, perché se io temo il rifiuto difficilmente ad esempio mi sarò avanti in una relazione o verso una persona che mi interessa, o se mi farò avanti nel modo sbagliato, cioè nel senso per andare a conclamare questa paura, perché purtroppo nel momento in cui noi abbiamo una forte paura interiore tendiamo a creare delle profezie che si autoavverano, cioè delle profezie che fanno avverare e rendere reale la paura che inizialmente è soltanto un fatto interiore, quindi quella del rifiuto è una delle peggiori. Tendiamo a vivere questa paura se abbiamo dei vissuti di rifiuto. I vissuti di rifiuto sono spesso molto precoci, diciamo, si manifestano prevalentemente in una fase prelogica, diciamo, quando il bambino non ha ancora sviluppato, diciamo, la parte cognitiva, la parola, talvolta anche, ad esempio, ancora in fase intrauterina, nella vita intrauterina, ad esempio una madre che non vuole un figlio, resta incinta, quindi ha subito un'emozione di rifiuto che viene trasferita, quindi è un blocco che condiziona molto poi le nostre scelte sentimentali, per cui è uno di quegli elementi che va eliminato, insomma, poi magari in un'altra puntata vedremo come eliminarlo, insomma, però e noi capiamo di avere questo blocco emotivo se abbiamo paura di interagire con una persona, fondamentalmente di mettere in atto, che ne so, delle strategie, cercare di fare delle cose e se spesso veniamo rifiutati, perché può essere normale che, insomma, che ci rifiuti una persona, due, tre, se collezioniamo tutta una serie di rifiuti è perché dentro di noi c'è questa paura. È molto interessante questa cosa, sicuramente ne parleremo nel prossimo appuntamento. Nel frattempo vogliamo ricordare che tu hai un canale YouTube e che hai anche, che tieni dei corsi sulla seduzione, sull'autostima. Sì, è un canale YouTube, Massimo Taramasco, iscrivetevi al canale e potrete vincere dei corsi gratuiti con me. Il prossimo seminario che farò sarà di 2 giorni, lo farò a Savona il 24-25 giugno e sarà proprio legato a come eliminare fondamentalmente la paura dell'abbandono affettivo, ma anche altre paure e poi mettere in atto le strategie di seduzione ipnotica. Quindi se fosse interessato il riferimento è il 333-1511-703 e comunque sul canale troverete delle info. Perfetto Massimo, io ti ringrazio e noi ci sentiamo nel prossimo appuntamento. Ciao Adriana, alla prossima, ciao ciao, grazie.